Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, questo video non avrà tagli, lo caricherò direttamente su YouTube così perché è una cosa veloce che voglio dire. Allora, la Juventus, adesso non voglio sempre tirare frecciatine, però questa è la verità. La Juventus l'anno scorso, quando pescò il Bayern Monaco, ebbe tantissimo rispetto del Bayern Monaco perché sapeva la forza del Bayern Monaco. Ieri Nedved ha detto una cosa sacrosanta: nel calcio. Non si sottovaluta nessuno prima di tutto, ma soprattutto bisogna avere rispetto di tutti, dall'avversario più forte all'avversario più debole. Perché qualora tu non hai rispetto, o lo sottovaluti, esci. Punto. Quello che voglio dire è: come fa un presidente di una squadra che non ha vinto un cazzo nella propria storia come il Napoli, e quindi mi riferisco a De Laurentiis, a fare lo sbruffone, a dire al Real Madrid che si scuserà perché il Napoli ha un gioco simile a quello del Barcellona, facendo capire praticamente che hanno tantissima possibilità di superare il turno, di eliminare il Real Madrid. Allora, io sono stato il primo ieri a dire che secondo me il Napoli, il colpaccio, potrebbe anche farlo, ma se questi sono i presupposti, ragazzi, vi meritate di uscire. Vi meritate di uscire perché avete un presidente del cazzo. Ok? Dei tesserati del cazzo, che non è possibile che questi qui. Poi ci lamentiamo dei tifosi del Napoli, della tifoseria napoletana, però purtroppo loro rispecchiano ciò che dicono il presidente, i tesserati del Napoli. Questa è la verità. Non si può dire una cosa del genere contro un avversario che è nettamente sulla carta superiore a te. Almeno abbi la decenza di avere un profilo basso. E poi se succede, se fai il colpaccio, sempre nel rispetto dell'avversario, dici: cazzo, abbiamo una squadra con i coglioni, abbiamo dei giocatori con i coglioni, ma non parlare prima, non fare lo sborone prima, perché poi nel culo lo prenderai sempre te, lo capisci? Questa è la differenza tra noi e voi, non è per essere superiori, perché molti ci accusano, perché noi pensiamo di essere superiori. Ragazzi, non è questione di pensare, è questione di essere. Essere, e non parlo adesso in questo momento di noi tifosi, parlo di chi dovrebbe dare l'esempio ai tifosi, cioè i tesserati. E i tesserati della Juventus hanno sempre un profilo basso, che giochino contro il Bayern Monaco o che giochino contro il Porto. È normale che la speranza è quella di passare anche magari contro un Bayern Monaco, perché l'anno scorso siamo andati a 2 minuti dalla qualificazione, eravamo a 2 minuti dalla qualificazione. Però prima e anche dopo. E anche dopo, come ha detto Nedved ieri, ci vuole, nel calcio ci vuole grandissimo rispetto, se no non si va da nessuna parte. E il Napoli, tesserati napoletani in primis, devono imparare questo. Non potete fare gli arroganti sempre, i presuntuosi sempre, e poi sperare, pensare che gli altri non vi prendano per il culo qualora, quasi sempre, non vinciate un cazzo, perché ve le cercate delle certe cose. E i tifosi intelligenti devono essere appunto intelligenti di non andare dietro a dei tesserati provinciali, perché questa è una mentalità provinciale, non è il giusto modo di incentivare i propri ragazzi a fare bene in campo. Questo è un modo da presuntuosi che poi, qualora fai una figura di merda, poi ti si ritorce tutto contro. Quindi è questa la differenza che continuo a ripetere tra Juventus e Napoli, e ieri ne è la riprova che un tesserato come la Juventus, come Nedved per la Juventus, che abbiamo beccato sulla carta un avversario non irresistibile, ha detto però che bisogna avere rispetto perché qualora manca il rispetto sei fuori. Ok? Dall'altra invece il Napoli, De Laurentiis in primis, che ha pescato una delle squadre più forti, secondo me la squadra più forte era il Bayern Monaco, perché non è questo il Bayern Monaco, secondo me a febbraio-marzo sarà ai livelli degli anni scorsi, vabbè. Che peschi il Real Madrid, tu fai l'arrogante, il presuntuoso e dici che giochi uguale al Barcellona, che praticamente fa intendere che sei più forte del Real Madrid. Queste cose per me non si fanno, punto. Detto questo, vi auguro buona giornata, sempre fino alla fine, Forza Juventus. E ripeto, ti può stare in culo un avversario, puoi sfotterlo dopo la partita, però principalmente nel calcio ci vuole rispetto, perché senza l'avversario non ci sarebbe neanche la tua squadra.